Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la connessione a questo webinar. Mi presento, sono Giorgio Garzino e mi occupo di formazione per quanto riguarda il catalogo Wordnet. Questo webinar è dedicato al Colmi, quindi il nostro sistema di inoltro di chiamata che ci permette quindi di rispondere direttamente da smartphone a seguito di una chiamata e con tutte le novità adesso connesse. Innanzitutto vi voglio quindi ringraziare per la fiducia il tempo che ci state accordando. Prima di iniziare realmente col webinar, alcune informazioni di carattere funzionale. Vi siete collegati con GoToWebinar. Potrete anche inviarci quindi delle domande. Purtroppo, dato l'alto numero di partecipanti, siete più di 260 in questo momento, non è possibile dare la parola a tutti quanti, ma potrete inviarci direttamente delle domande a cui noi risponderemo se riusciamo direttamente durante il webinar, verso il nostro staff, oppure nei giorni successivi. Per chi è collegato da PC, okay, è sufficiente entrare nella dashboard, nella freccia in alto a destra e dall'area domande potrete appunto inviarci le domande. Per chi invece è collegato da smartphone, è sufficiente premere sull'icona punto interrogativo, vi si apre una lineetta e lì ci potete scrivere, quindi senza alcun tipo di problema. Durante questo webinar potrete anche scaricarvi della documentazione che abbiamo messo appunto a disposizione, tra cui c'è la presentazione stessa e alcuni documenti che a nostro avviso vi saranno sicuramente utili. Per poterli scaricare, mi raccomando, durante l'arco del webinar, dall'area download, cliccate e vi scegliete il documento che vi può interessare liberamente. Mi raccomando, fatelo prima della chiusura del webinar. Cercheremo di stare un'ora in modo da dare a tutti quanti il tempo di, insomma, seguirci opportunamente. E quindi un'altra ultima informazione, dato anche l'alto numero di partecipanti, dato il periodo particolare dove magari ci vede più, tra virgolette, connessi, in caso di disconnessioni dalla rete è sufficiente che vi ricollegate premendo sul link contenuto nella mail che avete ricevuto. A quel punto sarete nuovamente introdotti al webinar senza alcun tipo di problema. Prima di iniziare vorrei quindi passare la parola a un nostro collega, Maurizio Benvenu. A te la parola, Maurizio. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti, tantissimi. Bene, sono molto contento. Mi presento, sono Maurizio Benvenu, sono un consulente tecnico commerciale della filiale di Milano, Lombardia. In questo webinar mi occuperò di qualche sondaggio e a tal proposito appunto vorrei già lanciare un primo sondaggio. Molto semplice. Conosci il sistema Colmi? Potete selezionare solo una risposta, che ve le rileggo. Sì, lo conosco e lo uso. Sì, lo conosco, ma non lo uso, non lo conoscete proprio. Vi lascio qualche secondo per rispondere. Tanto che siete 260. Aspettiamo che tutti rispondano. A questo punto io lo chiuderei, questo sondaggio. Perfetto. Quindi abbiamo un buon 54% che lo usa e lo conosce molto bene, un 25% che lo conosce ma non l'ha mai usato e un 21% che non lo conosce. Quindi questa potrebbe essere un'ottima occasione per conoscere meglio il prodotto. E a questo punto ripasso la parola a Giorgio che ci spiegherà un po' di cose. Buon Perfetto, ascolto. grazie. Grazie Maurizio. Quindi a questo punto vediamo che il pubblico è abbastanza diviso, diciamo che tra chi lo conosce l'ha utilizzato, chi ne ha sentito parlare fortunatamente, però c'è anche quella percentuale di gente che magari non ne ha mai sentito parlare. Cos'è il Colmi? Innanzitutto Colmi è un'idea, quindi un sistema ormai che permette attraverso uno smartphone di rispondere alle chiamate direttamente sul proprio cellulare. Quindi una chiamata proveniente da pulsantiera esterna, io direttamente scaricandomi un'applicazione gratuita, quindi tengo a sottolineare gratuita, ho la possibilità di vedere chi mi sta suonando ed eventualmente aprirgli una porta o più porte, quindi liberamente. Anche perché ricordo, praticamente tutte le nostre pulsantiere, quindi i nostri posti esterni,
sono sempre dotati standard a bordo di due possibilità di aperture, quindi due varchi. Normalmente il classico cancelletto pedonale e poi un secondo che è il classico un contatto pulito per aprire ad esempio un secondo varco o un cancello carrario, mentre molti concorrenti per fare questo devono utilizzare un relè accessorio. Come dicevo, il Colmi quindi è, alla fine è nato come un accessorio, ma ormai sta diventando praticamente una caratteristica di sistema presente in maniera trasversale praticamente su tutti i nostri sistemi videocitofonici. Apporta quindi non pochi vantaggi, quindi dà la possibilità di liberamente rispondere quando non si è in casa. Introduce quindi una serie di vantaggi. Che dici, Maurizio? Sì, esatto, esattamente. Quindi io posso, una volta installato questo dispositivo, posso avere, come abbiamo elencato in questa slide, quattro vantaggi principali, che sono la comodità, quindi se io sono a casa posso rispondere al corriere che mi viene a consegnare e dire di lasciare alla signora Rossi perché io in quel momento non ci sono. Se ho una persona anziana a casa, posso visionare chi suona il citofono. A mia mamma che è anziana, ha le classiche truffe. Lo posso utilizzare comodamente, come ha già detto Giorgio, da un cellulare, quindi senza troppe cose macchinose. Impugno il mio cellulare, suona al momento in cui viene premuta la chiamata, mi suona anche il cellulare in contemporanea e poi ho la possibilità, qualora io avessi un Colmi installato a casa dal mare o un Colmi nella casa dove abito normalmente, posso visionare comunque sia tutte e due le mie abitazioni. Ripasso la parola a Giorgio. Perfetto, grazie Maurizio. Quindi insomma i vantaggi che comportano quindi ai nostri clienti, ai vostri clienti sono innumerevoli, quindi danno la possibilità di muoversi, di non rimanere in casa obbligati ad attendere magari la chiamata di qualcuno, quindi notevole comodità. È una soluzione, quindi come vi stavo dicendo, che appunto con un semplice smartphone che ormai tutti quanti abbiamo, oltretutto uno smartphone che può essere sia un Android, ok, oppure anche un iOS, quindi un dispositivo Apple, ci permette di usarlo liberamente e soprattutto ci permette di rispondere a una chiamata anche dopo aver visto chi è. Quindi in un primo step arriva la chiamata, io vedo chi è, posso decidere liberamente in tutta autonomia di rispondere o meno. È sicuramente un oggetto utile perché permette di essere utilizzato anche dove l'impianto è già esistente, quindi non è necessario la sostituzione del videocitofono esistente. Esiste già un impianto, ad esempio TuVoice, realizzato un paio di anni fa. Il nostro utente ci può chiedere liberamente di usufruire di questa funzione, non è necessario sostituire il videocitofono, che magari sarebbe una spesa onerosa che non è detto che sarebbe contento di farlo, e soprattutto non necessita di modifiche o variazioni di cablaggio importanti, quindi è un oggetto veramente semplice e trasversale. A livello di Colmi, innanzitutto noi possiamo suddividere, grazie all'uscita di questo nuovo Colmi di multiutenza, di suddividere praticamente due famiglie. Il Colmi attualmente esistente era un Colmi per singolo utente, o meglio per singolo appartamento. Quindi qual era il principale utilizzo? Era magari la villetta monofamiliare o magari l'appartamento sito in uno stabile dove chiedeva appunto di avere la possibilità di rispondere al cellulare quando non si è in casa. Ma semplicemente anche un'altra cosa, di rispondere a una chiamata da pulsantiera anche quando io sono comodamente seduto sul divano. Ho l'applicazione aperta, rispondo e non necessita neanche di alzarsi. E questo, ribadisco una cosa, senza sostituire videocitofono esistente, in maniera assolutamente libera. Per quanto riguarda il Colmi per singolo utente, quello che probabilmente molti di voi hanno utilizzato e già conoscono, è un'interfaccia assolutamente trasversale, è disponibile per le nostre varie tecnologie, quindi avremo l'interfaccia compatibile con i sistemi TuVoice, un'interfaccia compatibile con i nostri kit due fili e dopodiché una terza interfaccia compatibile con i sistemi analogici. Quindi per tutti quei sistemi videocitofonici con cavo coassiale o audio tipologia 4PN. Quindi sono delle interfacce che fisicamente andavamo a far interagire con i dispositivi in appartamento. Ribadisco, non richiede la sostituzione del videocitofono, è un'interfaccia che è dotata di una porta RJ45, quindi dove io posso direttamente cablare un connettore che va dalla mia interfaccia fino al router di casa,
Oppure possiamo anche utilizzare che cosa? Una rete Wi-Fi, perché all'interno del Callme c'è la possibilità quindi di utilizzare un Wi-Fi generato dall'interfaccia stessa e a questo punto l'interfaccia si collega in Wi-Fi col router di casa, quindi senza la necessità di passare fisicamente un cavo. Molto importante, permette che cosa al Callme? L'inoltro di chiamata fino a 4 dispositivi mobili. Questo cosa significa? Che un dispositivo, un'interfaccia di appartamento, normalmente per quanto riguarda, faccio un esempio, il Two Voice, noi potevamo collegare fino a un massimo di 4 dispositivi in appartamento. Grazie al Callme, che vale come se fosse un dispositivo interno, posso replicare la chiamata fino a un massimo, quindi ulteriori 4 dispositivi. Quindi effettivamente posso implementare l'utilizzo e le applicazioni in maniera veramente versatile. Molto importante, a livello di applicazioni di utilizzo, consente le chiamate intercomunicanti verso il dispositivo mobile. Cosa significa? Che il mio dispositivo interno, quindi il mio videocitofono, io posso programmare un tasto del videocitofono affinché chiami tutti i dispositivi mobile, quindi tutti i cellulari abilitati. Può essere utilizzato, ad esempio, come chiamata panico, SOS, magari in un'abitazione dove ci sono delle persone anziane che potrebbero avere necessità di qualcosa, è sufficiente che schiaccino un pulsantino abilitato e parte automaticamente una chiamata dati, ok, verso tutti quei 4 cellulari abilitati a riceverla. Quindi utilità assolutamente notevole. Inoltre, con il Callme, le ultime release che sono state pubblicate nei rispettivi Play Store di Android e di iOS, è possibile anche che cosa fare? Collegarsi direttamente alla telecamera della pulsantiera, se è una pulsantiera video chiaramente, collegarsi e vederla anche senza aver ricevuto una chiamata. Questa funzione è disponibile quindi nei sistemi Two Voice e due fili. Io sono comodamente seduto sul divano, abito in una villetta, sento dei rumori fuori casa, apro l'applicazione, mi collego e vedo fisicamente chi è fuori dalla pulsantiera. In maniera assolutamente versatile. Allo stesso modo, se ci fossero delle telecamere di videosorveglianza, quindi di contesto, che ho inserito per sicurezza, quindi per aumentare la sicurezza della mia abitazione, posso consultare anche quelle. Questa funzione è chiaramente disponibile nei sistemi digitali, quindi nei sistemi Two Voice e due fili. Inoltre, con la nuova versione di Callme, quindi a livello di applicazione, possiamo anche consultare che cosa? Lo storico delle chiamate perse. Quindi avremo un elenco di tutte le chiamate perse dal nostro dispositivo mobile con una chiara indicazione della data e l'ora. Molto utile nel caso di contestazioni per consegna pacchi di corrieri, visite fiscali o quant'altro, quindi direi che non è male. Per quanto riguarda poi invece la vera novità, quindi il motivo di questo webinar, è la presentazione di cosa? Del Callme di condominio. Il Callme di condominio cos'è a questo punto? È un'interfaccia, quindi un dispositivo fisico, che permette di implementare questa funzione a tutti i dispositivi presenti nell'impianto. È sicuramente la soluzione più economica sul mercato, l'unica, perché mi permette di dare questa connettività, quindi di rendere il dispositivo connesso per tutto quanto il condominio. Sicuramente è una proposta dedicata ai sistemi Two Voice, ok, quindi permette quindi soprattutto di poter gestire in maniera veloce, economica e senza alcun tipo di modifica. È un accessorio che possiamo posizionare in qualunque parte dell'impianto, dopo vedremo negli approfondimenti tecnici, senza alcuna modifica invasiva all'interno dell'impianto, semplicemente aggiungendo un accessorio e dando la funzionalità di connessione a tutto il condominio. Quindi perché sceglierlo questa soluzione? Questa soluzione è sicuramente una soluzione che possiamo proporre in tutti i sistemi Two Voice, sia audio che video, anche già installati. Quindi nell'arco di questi anni fortunatamente sono stati realizzati diversi impianti Two Voice, anche quelli realizzati magari 3, 4, 5 anni fa, possiamo implementare con un semplice interfaccia, un accessorio, la funzione di connessione a tutto quanto il condominio, quindi senza grossi problemi. Non è necessario intervenire negli appartamenti, quindi non è necessario sostituire il dispositivo interno. Quindi anche il videocitofono comprato 4-5 anni fa, assolutamente compatibile con il Callme di condominio, quindi col Callme multiutenza. Come il suo cugino, diciamo, Callme monoutenza, è dotato di una porta RJ45 per la connessione filare al router, ma è anche dotato di una connessione Wi-Fi, quindi anche lui stesso genera un Wi-Fi per poterlo collegare al router di casa. Ha mantenuto anche lui tutte le caratteristiche che aveva il cugino, il fratello minore, e quindi permette di collegarsi alla telecamera esterna non solo quando io ho ricevuto una chiamata,
ma anche quando praticamente io sento un rumore in qualunque momento. Quindi io posso collegarmi con la telecamera esterna, parlare eventualmente se devo magari dissuadere qualche malintenzionato, eventualmente invece se sento un rumore, ho visto arrivare magari mia moglie, mi posso aprire la porta di casa o il cancello carrario. Nella stessa maniera analoga posso monitorare tutte le telecamere che ho collegato all'interno del sistema, mantenendo anche che cosa? La consultazione dello storico delle chiamate. Quindi assolutamente un oggetto versatile, quindi le applicazioni possibili sono veramente tante. Quindi che cos'è quindi? È la soluzione che noi proponiamo per poter avere l'inoltro di chiamata verso dispositivi mobile proveniente, come vedremo, da diversi ambiti. Utilizzabili, mi raccomando, è una soluzione to voice, e permette che cosa? Di aprire due varchi. Gli stessi due varchi, quindi porta e cancello, apribili direttamente dal videocitofono fisso, a questo punto sono disponibili anche nell'applicazione mobile. Compatibili con dispositivi iOS Android, vediamo che in questo preciso istante è già disponibile nella versione Android, nel mese di novembre, quindi praticamente domani, sarà disponibile anche per dispositivi iOS. Permette quindi di avere quattro dispositivi mobile connessi, ma aumentando o proponendo una serie di caratteristiche veramente vincenti. In precedenza la funzione Call Me, io creavo un solo account di appartamento, dopodiché tutti e quattro i dispositivi avevano lo stesso account. Con queste nuove versioni è possibile a questo punto avere un utente master che può condividere la funzione con altri utenti e rimuovendolo, abilitandolo in qualunque momento, quindi estrema versatilità. Ma vediamo un attimino cosa anche mi permette di fare il Call Me a livello di funzioni. Mi permette di inoltrare su smartphone e tablet, quindi dispositivi mobile, delle chiamate provenienti da dove? Da pulsantiere in strada, da centrali di portineria, se l'impianto è magari grande c'è anche un portinaio, anche il portinaio quando vuole chiamare l'appartamento, se la funzione è attiva, mi chiama direttamente sul cellulare. Poi io posso ricevere chiamate anche da altri dispositivi, quindi ho il monitor di casa che mi chiama il videocitofono, ma in più posso anche fare che cosa? Una conferenza, perché all'interno dell'applicazione mi dà la possibilità di intercomunicare fra tutti i dispositivi mobile abilitati a questa funzione. Compatibile quindi grazie alla porta RJ45 con i classici router ADSL oppure grazie al Wi-Fi a connessioni in router 3G e 4G. Cosa molto importante, un solo dispositivo Call Me multiutenza permette di gestire un intero condominio fino a 127 appartamenti. Quindi condomini 30, 40, 60, 80, è sufficiente un solo dispositivo che permette di gestire l'intero impianto in maniera veramente semplice e lineare, quindi senza modifiche. E quindi, non so, a questo punto Maurizio, che dici? Vuoi fare qualche precisazione? Sei stato come sempre super perfetto. E quindi... Abbiamo pensato a due soluzioni, quindi cosa mi serve per poter far funzionare il tutto? Un cellulare che lo deve avere l'utente finale con la sua app, un dispositivo Call Me multiutenza che qui viene proprio codificato come 1083/83, un sistema due voice ovviamente, e un dispositivo, quindi un videocitofono nell'appartamento e una connessione internet che può essere fatta, come ha già detto Giorgio, o tramite cavo o tramite wifi. Però mettiamo il caso che nel condominio dove io vado a installare il mio Call Me non c'è una rete condominiale. Noi abbiamo già pensato a fare un bundle dove, oltre al Call Me con il suo alimentatore in dotazione, verrà fornito un modem 4G con il wifi e anch'esso con una connessione LAN, e il bello di questa cosa, una sim dati già prepagata per 24 mesi. Quindi voi potrete offrire al vostro cliente finale un pacchetto chiavi in mano per 2 anni. Poi dopo i 2 anni l'amministratore di condominio, il condominio o chi si occuperà della gestione di questo, è liberissimo di cambiare la sim e metterne un'altra. Non perde nessun tipo di funzionalità il Call Me, non va riconfigurato né niente. Andrà solamente rimessa la connessione internet, magari nel frattempo il condominio ne avrà fatta una sua e allora basterà portare un cavo LAN direttamente al Call Me. Ti rilascio la parola, Giorgio.
Grazie Maurizio, assolutamente, quindi abbiamo pensato quindi anche tutte le soluzioni, giustamente perché magari in molte abitazioni l'internet di condominio non è ancora diffuso e questa è una soluzione sicuramente che ci viene incontro, ottimale. Prima di entrare nel dettaglio, quindi un piccolo riassunto della funzione CallMe, che a questo punto diventa, grazie al nostro sistema, una funzione di sistema, e vediamo che la funzione CallMe è disponibile quindi per i sistemi to voice nella versione monoutenza 1083/58A, nella versione CallMe multiutenza, quindi di condominio 1083/83, sempre per i sistemi to voice, nel sistema due fili, quindi classici kit per mono bifamiliari per villetta 1722/58A, infine per i sistemi analogici videocitofonici con cavo coassiale oppure audio analogici 4PN col codice 9854/58. Però come vediamo la funzione è anche disponibile in un altro sistema chiamato Hypercom, il nostro sistema IP che sarà il motivo del prossimo webinar. Il sistema IP è una funzione nativa nel sistema, quindi non è necessario aggiungere delle interfacce. A questo punto vediamo un attimino di entrare nel dettaglio, ok, del CallMe multiutenza, quindi il motivo principale per cui abbiamo organizzato questo webinar. Cerchiamo un attimino di entrare più nel dettaglio, ok, qui con qualche approfondimento tecnico per farvi vedere le potenzialità di questo sistema. Innanzitutto, come molti di voi avranno riconosciuto, ha le stesse dimensioni, lo stesso case del 1083/58A, ossia del CallMe monoutenza, che sono 8 moduli LIN. In questo caso, essendo un dispositivo di condominio, necessita di un alimentatore dedicato che è già fornito a corredo e quindi ha dimensioni 2 moduli LIN, quindi in maniera molto lineare. Per tutte quelle installazioni dove non possiamo disporre questi due dispositivi nel quadro DIN, possiamo utilizzare anche la versione in appoggio parete grazie all'adattatore 1083/88. Questo dispositivo può essere collegato direttamente o a una delle 4 uscite del distributore to voice al piano 1083/55, quindi come se fosse un videocitofono normale, oppure anche direttamente all'interfaccia di colonna 1083/50, quindi direttamente sulla montante. Entriamo un attimino in dettaglio, brevemente come si presenta, quando praticamente tiriamo fuori dalla scatola il CallMe multiutenza, codice 1083/83, vediamo subito che il case si presenta con un codice univoco UID. Questo è il codice che identifica questo dispositivo, che poi andrà comunicato all'amministratore di condominio o chi gestisce l'impianto per abilitare gli utenti. È dotato di 2 morsetti chiamati line in, dove fisicamente collegheremo il cavo, quindi 2 fili non polarizzati provenienti dal distributore video, oppure i 2 fili che arrivano direttamente dall'interfaccia di colonna. Ha anche un banco di 8 DP switch dove gli ultimi 4 andremo a selezionare l'indirizzo della colonna. Ricordo che il sistema to voice è un sistema molto versatile, quindi che viene utilizzato, può essere utilizzato dalla villetta monofamiliare a mega complesso fino a 4.000 utenze. Quindi con svariate palazzine, e qua ci permette di selezionare qual è la palazzina di pertinenza in maniera molto lineare. Dopodiché 2 morsetti per collegare l'alimentatore, un 1083/24 che gli dà l'alimentazione necessaria, ha 2 jumperini che non vanno posizionati, già settati di fabbrica. Dopodiché cosa è dotato? È dotato di una connessione LAN, ok, dove fisicamente vado a inserire il mio connettore RJ45 ed è dotato anche di una terminazione inserita che va lasciata di default in questa posizione. Quindi perfetto. Dove lo possiamo installare? Come vi dicevo, allora, se non è possibile installarlo nella barra DIN, ma per vari motivi, anche perché questo dispositivo deve essere collegato in internet, quindi deve essere collegato a un router. Quindi non è detto che io magari nella barra DIN di condominio riesca ad arrivare con un cavo LAN, oppure magari che prenda una connessione Wi-Fi. Quindi a questo punto noi lo possiamo utilizzare in appoggio parete grazie all'accessorio d'appoggio 1083/88, fissandolo direttamente grazie alle interassi già presenti, sia su delle scatole 503 fissate in orizzontale che fissate in verticale, quindi in maniera assolutamente versatile. In più può essere anche abitato direttamente nelle classiche scatole tonde di diametro 60. Oppure non abbiamo nessuna scatola, perfetto, fissiamo la base direttamente sulla superficie, dove vogliamo fissarla, sul muro, direttamente con i tasselli forniti a corredo.
Questo kit, appunto, è un kit appoggio parete, è un kit, come vedete, semplice, essenziale, lineare, è un materiale plastico di colore bianco lucido, dotato di una, diciamo, motivo nero, sul quale presento un LED che mi dà il LED di stato di funzionamento del dispositivo. Quindi, in maniera molto chiara e lineare, riesco a vedere se il dispositivo alimentato è collegato e funzionante. Quindi, un'informazione molto importante. A questo punto, prima un attimino di farvi vedere direttamente i collegamenti, quindi dove possiamo inserirlo, ok, lancerei un sondaggio per vedere un attimino alcune informazioni. Vediamo un attimino, un sondaggio, perfetto. Quanti appartamenti? Quindi potete rispondere liberamente, quindi risposta fissa, solamente una risposta. Quanti appartamenti si possono gestire direttamente con il Colmi condominiale? Abbiamo tre possibilità di risposta, 10, oppure fino a 22 o fino a 127. Diciamo che probabilmente per qualcuno che monta, purtroppo ahimè, anche altre marche, riconoscerà dei dati. Vi lascio qualche istante per rispondere, quindi fino a 10, oppure fino a 22, oppure fino a 127. Lascio un po' più di tempo perché, data l'alta percentuale di persone connesse, voglio dare la possibilità a tutti quanti di rispondere. Perfetto, quindi avete scelto, premete invia, direi di chiudere il sondaggio e direi di commentarlo un attimino insieme. Vediamo un po' un attimino. Direi che tutti quanti avete risposto correttamente. Nel senso, molti si limitano a dare un dispositivo che loro chiamano multitenza, ma in realtà si fermano a 10. Altri, un po' più coraggiosi, arrivano a 22. Noi riusciamo a gestire fino a 127 appartamenti. Quindi vi confermo che la risposta corretta era fino a 127 dispositivi. Perfetto, possiamo chiudere il sondaggio, grazie. Quindi in maniera assolutamente lineare. Collegamenti. È un dispositivo che, come vedete, quindi occupa 10 moduli DIN. Lo possiamo collegare direttamente a un distributore al piano su un'uscita libera, come se fosse assolutamente un monitor di appartamento. Questo che vantaggi mi dà? Perché mi dà il grande vantaggio che io posso collegarlo sia magari sul primo distributore messo magari al primo piano, ma come allo stesso modo lo posso collegare su un'uscita disponibile dell'ultimo distributore messo in alto. Quindi laddove un'uscita disponibile, laddove ho una connessione dati, laddove mi prende un wifi, lo posso installare liberamente. Ma allo stesso modo, ok, nel caso fossi dotato di una connessione dati cablata, lo posso collegare anche direttamente dove? All'interfaccia di colonna, ossia quello dispositivo che mi permette di suddividere l'impianto in più colonne montanti per permettere magari di sfruttare anche delle canalizzazioni esistenti o dei cablaggi esistenti. Infine, giusto per farvi vedere l'estrema versatilità, il Colmi multiutenza può anche essere utilizzato in installazioni molto complesse. In questo caso vi ho portato un esempio veloce, ok, di un impianto magari dove ci sono vari ingressi principali che gestiscono tutto il complesso, una serie di pulsantiere secondarie per ogni palazzina, magari ci sono anche dei centralini in portineria. A questo punto è sufficiente inserire un Colmi multiutenza per ciascuna interfaccia di colonna, per ciascuna palazzina, e noi abbiamo dato la funzione di connessione a tutto quanto il condominio. Il condomino, a questo punto, una volta che ha attivato la funzione, potrà rispondere a una chiamata proveniente da pulsantiera principale, da una pulsantiera secondaria dedicata, da un centralino, oppure direttamente da un dispositivo in appartamento del suo stesso appartamento. Quindi assolutamente versatile. A questo punto direi di passare la parola a Maurizio per le considerazioni. Perfetto, perfetto. Dunque, abbiamo sentito le prime spiegazioni che ci ha fatto Giorgio. Nella buona sostanza riassumerei così: abbiamo tre attori in tutto questo processo. Il primo è l'installatore, quindi io arrivo, installo questo famoso codice WID, lo do a chi gestirà il sistema, l'amministratore. L'amministratore avrà un suo software dedicato dal quale potrà gestire anche più impianti, non solo un impianto. Quindi, se il cliente lavora per più, l'amministratore ha più condomini dove noi abbiamo installato il nostro Colmi, lui li potrà gestire tutti quanti. E poi abbiamo l'utente finale che anche esso dovrà scaricarsi la sua applicazione per poter andare avanti nel processo per ricevere la chiamata dal cellulare. Adesso Giorgio ci spiegherà passo passo cosa e chi fa. Vorrei far notare che probabilmente avrete notato che l'utente finale casualmente ha le stesse caratteristiche del nostro buon Maurizio. Vabbè, veramente una... Grazie, sì, non è stata studiata. Perfetto, vediamo un attimino. Allora,
Tra i vari attori, il primo attore più importante, giustamente, siete voi installatori, perché la stragrande maggioranza di quelli collegati, ho avuto modo di vedere, sono installatori. Quindi l'attore principale è chiaramente l'installatore. L'installatore cosa fa? Installa fisicamente il dispositivo, che come vedete a livello di cablaggio è veramente semplice, deve essere alimentato col suo alimentatore a 230 volt, che gli dà un 24, e dopodiché si prende due fili dal sistema TwoVoice. Lo connette a un router, quindi cablato o wifi, e a questo punto cosa fa? Installa l'app CallMe sul suo smartphone e si crea un account, nella stessa maniera come vengono creati con tutte le applicazioni. Una volta fatto questo, aprendo l'applicazione, si troverà una schermata molto semplice. Dal menu impostazioni, cliccandoci sopra, c'è un wizard che lo porta, che ti porta alla configurazione del dispositivo. Dal wizard, dal menu impostazioni, noi premendo entriamo in un secondo menu, si apre, dove troveremo una voce chiamata installazione e manutenzione. Da qui, cliccando, entreremo in un percorso dedicato, configurazione dispositivo, dopodiché mi si presenterà che cosa? La paginetta dove io vado a scegliere il tipo di dispositivo che vado a configurare. Nel nostro caso, il dispositivo TwoVoice multiutenza si chiama 1083/83. Ci clicco sopra e a questo punto si aprirà una pagina di configurazione che mi chiederà di inserire tutti i parametri del dispositivo che vedremo dopo. Terminato questo, perfetto, cosa deve fare l'installatore? Semplicemente trasferire tutti i dati che lui ha inserito dall'applicazione direttamente al dispositivo e fa salva. Il suo lavoro è finito. Vediamo un attimino quali sono i parametri, tra virgolette, che possono essere, che vengono richiesti per la configurazione del CallMe multiutenza. Vediamo un attimino. A questo punto, nel momento in cui mi dice di aggiungere il dispositivo, il wizard mi dice premere il tasto scansiona. A questo punto, se ho l'applicazione che mi permette di leggere dei codici QR, mi si apre direttamente. Grazie a questa applicazione vado a leggere il codice QR che è direttamente disponibile dove? Sul dispositivo multiutenza. Noi abbiamo applicato due etichette adesive dove è presente un codice QR. Vado a puntarlo e direttamente viene acquisito. Mi viene chiesto di dare un nome al mio dispositivo, col forwarding, CallMe, un dispositivo che lo identifica, proseguo e prima di andare avanti mi chiede giustamente l'applicazione. Verifica il dispositivo innanzitutto che sia acceso, ok? E che sia acceso con rosso lampeggiante. Questo mi identifica che ho collegato correttamente. Nel caso ci fossero problemi che magari l'ho alimentato dopo averlo collegato quant'altro, è sufficiente premere un pulsantino, lui si riavvia e si rende visibile, tra virgolette. A questo punto il wizard guidato mi dice di connettere lo smartphone o il tablet a cui sto facendo la configurazione, che in questo momento è base Android, ok? Mi dice di collegarmi che cosa? Alla rete Wi-Fi generata dal dispositivo, perché il dispositivo non appena alimentato genera una rete Wi-Fi che si presenta come call forwarding, una serie di cifre. Mi collego, non c'è una password, ho creato una connessione punto punto fra la mia interfaccia e praticamente il mio cellulare. A questo punto, andando avanti nelle configurazioni, posso tra virgolette dirgli se successivamente collegherò l'interfaccia a un router in maniera cablata oppure in wifi. Gli posso dire eventualmente anche andare a fissare un indirizzo IP, ma in realtà se non ho esigenze particolari vado avanti direttamente e si prende la configurazione con un DHCP in automatico. A seconda del tipo di router, di rete a cui vado ad agganciarlo, posso selezionare la qualità video, quindi una connessione bassa, sceglierò quindi magari meno di 300 megabit, kilobit, scusate, sceglierò una connessione bassa. Nel caso una rete DSL più performante, posso andare anche in alta risoluzione e quindi sfruttare appieno la risoluzione della telecamera. Andando avanti, praticamente la configurazione è memorizzata dove? Direttamente sul dispositivo. Quindi ho finito di configurare il mio dispositivo, ho inserito praticamente veramente quattro parametri. Cosa devo fare? A questo punto inizia il test di installazione, quindi verifico che effettivamente il mio CallMe funzioni correttamente col mio impianto. Come faccio per verificarlo? La prima del wizard mi chiede, seleziona l'appartamento da testare. In questo frangente il nostro cellulare è come se fosse un dispositivo multiappartamento. Io quindi gli dico che lui è l'appartamento 2, quindi simulerà l'appartamento 2. Nel momento in cui clicco lo confermo, mi si apre la schermata principale dove mi appare la voce telecamere. Anche senza andare in pulsantiera, io cliccando su telecamera mi collegherò in video e in audio direttamente con la pulsantiera. Quindi testo già se effettivamente l'applicazione è stata configurata correttamente.
Posso anche selezionare un paio di appartamenti, il terzo, il ventesimo, quanti ce ne sono, dopodiché vado fuori, premo il tasto relativo a quell'appartamento e il mio dispositivo a questo punto suonerà, vedrò chi è, che sono io che sto suonando, e potrò attivare la comunicazione, aprire le porte e quindi terminare il test. La conclusione del test, una volta quindi che ho verificato facendo un paio di riprove con i vari appartamenti, premo in basso termina test, mi dice la modalità test si è conclusa, concesso sì, e a questo punto termina effettivamente il nostro lavoro di installatore. Mi chiede: vuoi inviare le informazioni del dispositivo a colui che lo gestirà, quindi l'amministratore? Certamente. Schermatina già precompilata dove io inserirò la mail dell'amministratore. Automaticamente già inserito che cosa? Questa frase: è stato installato un nuovo dispositivo multiutenza con il codice UID univoco che voi avete trovato stampigliato direttamente sul codice. E dopodiché troverà l'amministratore, quando riceverà la mail, anche il link dove potersi scaricare il software di configurazione gratuito direttamente sul suo PC. Quindi, come vedete, è veramente semplice, il lavoro dell'installatore è veramente semplificato. A questo punto entra in gioco il secondo attore in questo gioco delle parti, che è l'amministratore. L'amministratore a questo punto cosa fa? Avrà ricevuto la mail e cosa fa? Cliccando all'interno del link che vi dicevo di prima, installerà sul PC Windows il software gratuito Call Me Manager e gli verrà chiesto di creare un account. Quindi quattro dati e a questo punto lui avrà creato un account che potrà utilizzare per gestire tutti i condomini Two Voice che lui ha in amministrazione. A questo punto viene la parte anche tra virgolette semplice e divertente per lui, nel senso che può creare il suo impianto, il suo sito, ok, componendolo con le varie scale, i vari blocchi, quindi darà un nome all'impianto, quindi cliccando sul nuovo sito, nel nostro caso abbiamo inserito Urmet, deve indicare che è la palazzina Urmet del nostro headquarter, quindi direttamente personalizzandolo con l'indirizzo e ha terminato praticamente la primo step di configurazione. Andando avanti, cosa dovrà fare? Aggiungere che cosa? Aggiungere il dispositivo Call Me multiutenza. Premendo sul tasto aggiungi dispositivo, si apre una pagina dove lui andrà fisicamente a inserire che cosa? Il codice UID ricevuto via mail. Può anche, se ha la mail, a questo punto fare copia e incolla senza quindi digitarlo nuovamente. Premendo salva, gli appare subito il dispositivo come funzionante e attivo. Quindi ha già associato il dispositivo fisicamente agli appartamenti del sistema Two Voice. A questo punto subentrano due fattori: se l'impianto, quindi la pulsantiera presente nell'impianto, è una pulsantiera digitale alfanumerica, ok, l'installatore può già estrapolare direttamente la rubrica, quindi tutti i nominativi con tutti i codici di appartamento, e inviarla all'amministratore, il quale la importerà senza bisogno di digitare. Se invece una pulsantiera, diciamo, chiamiamola pulsanti, ok, l'amministratore inserirà direttamente i nominativi per ogni appartamento. Appartamento 0, il signor Moretti, appartamento 1, il signor Bianchi, 2, il signor Neri, e così via, in maniera molto semplice e lineare. Terminato di inserire tutti i nominativi degli appartamenti, cosa farà? Avrà la facoltà di stampare la lettera. La stampa della lettera cosa sarebbe? La lettera che invierà quindi direttamente al condomino, all'utente, per abilitarlo alla funzione. Quindi potrà stamparne una sola, quindi per ciascun appartamento, oppure stampare direttamente il blocco di tutti quanti gli appartamenti. Viene creato un documento elettronico quindi che contiene questi dati, che potrà fisicamente o inviarlo via mail all'utente o inserirlo direttamente nella buca delle lettere, quindi in maniera trasversale. Quindi non conosce l'indirizzo email dell'utente finale, perfetto, sicuramente è in grado di entrare e inserire questa lettera direttamente nella buca delle lettere, in maniera molto chiara e lineare. Cosa potrà fare ancora l'amministratore? Potrà anche a questo punto gestire gli utenti. In ogni momento potrà aggiungere un utente che magari si è ristrutturato parte di mansarda, oppure potrà disabilitare un utente perché magari quell'appartamento era in affitto e gli utenti cambiano spesso, quindi lui ha facoltà anche di fare questi cambiamenti. Può impostare quindi l'utente master e cambiarlo, oppure può eliminare direttamente gli utenti, quindi in maniera totalmente lineare. Infine sempre l'amministratore è colui che
potrà autorizzare la manutenzione cliccando su un pulsantino di scritto working dall'installatore, il quale può intervenire nuovamente e fare manutenzione. La manutenzione, ad esempio, potrebbe essere il cambio di core, il parametro della connessione dati. Scaduti 2 anni, ok, scaduta la SIM, si è trovata un'offerta con un gestore particolarmente conveniente, è sufficiente inserire i dati, quindi la password e la chiave Wi-Fi della nuova rete, assolutamente in maniera semplice e lineare, quindi liberamente. A questo punto, Maurizio, che dici? Diamo due indicazioni sulla lettera. Entra in gioco il mio avatar, quindi l'utente finale, che riceverà proprio una lettera inviata, come vi ha già detto Giorgio, mezzo mail, mezzo posta, dove troverà elencato il suo nome e suo cognome, ovviamente, un QR code per scaricarsi l'app dai due Play Store, o nel caso non l'abbia ancora fatto, e il QR code monouso che gli permetterà di accedere al servizio, che poi potrà, volendo, condividere ad altre persone, sempre nell'ambito familiare, in modo di dare la possibilità di usarlo a quei famosi 4 utenti che abbiamo detto, che diceva prima Giorgio. Come si configura? Lascio la parola a Giorgio, perché lui è il numero uno nelle spiegazioni di queste cose, e ti ripasso la parola. Grazie Maurizio, te la vuoi trovare facilmente questa sera, perfetto, ok, nessun problema. Vediamo un attimino l'utente come, tra virgolette, acquisisce questa funzione. L'utente quindi cosa dovrà fare? Quindi apre la sua applicazione che si è scaricato, quindi ribadisco gratuita, e seguendo il wizard gestione servizio i miei dispositivi entra una pagina dove c'è l'elenco dei suoi dispositivi che deve aggiungere. Premendo sua voce aggiungi, automaticamente si aprirà la funzione QR code reader, se ce l'avete, se no vi propone di scaricarla, e andrà a leggere il QR code della lettera che ha ricevuto direttamente. Nel momento in cui viene letta, immediatamente gli appare la schermatina: vuoi attivare la funzione? Sì, perfetto, la funzione, il servizio è attivato. Quindi 4 passaggi, l'utente ha attivato la funzione, non ha dovuto configurare niente se non acquisire direttamente la funzione. A questo punto l'utente, il primo utente che l'acquisisce, perché ricordiamo che questo QR code è monouso, sarà tra virgolette l'utente master. E l'utente master cosa può fare? Può condividere la funzione, quindi l'utilizzo dell'applicazione, anche con altre 3 persone, quindi in totale 4. Come può fare questo? Semplicissimo. Dal menu impostazioni, gestione servizio, miei dispositivi. A questo punto appare il suo dispositivo, che noi abbiamo chiamato Rossi. Premendo su Rossi, automaticamente può andare innanzitutto a personalizzarlo. A questo punto rendere un dispositivo di famiglia, ad esempio famiglia Rossi, e premendo sul tasto condivisione ti permette di, che cosa? Creare un codice QR che potrà essere letto da chi? Dall'altra persona, magari di famiglia, il figlio, la moglie, che cosa dovrà fare? Scaricarsi l'applicazione, creare un account, dopodiché andando a leggere il codice QR diventerà un utente condiviso. Quindi diventerà a tutti gli effetti con le stesse, tra virgolette, privilegi di poter vedere, parlare, aprire le porte come se fosse un utente master. Vediamo un attimino a questo punto cosa possono fare i vari attori a seconda del proprio ruolo. Eccomi qua, e qui grazie Giorgio. Dunque, qui abbiamo l'amministratore, quindi colui che potrà aggiungere una famiglia o un appartamento, colui che darà la funzione. Cambiare il master in un appartamento, quindi io posso designare un'altra persona, facciamo caso magari degli inquilini, questi inquilini vanno via, l'appartamento rimane sfitto, l'inquilino nuovo che arriva, gli riassegno la funzione master. Può cancellare uno singolo utente di una famiglia, insomma ha un po' di funzioni che lo aiutano a non avere magari fastidio o altro. L'utente a sua volta, oltre a condividere con 3 cellulari, può cancellare o bloccare o sostituire uno dei 3 utenti slave. Facciamo un esempio, ci sono molti bed and breakfast ormai, quindi io utente master posso dare al mio cliente uno slave che glielo faccio funzionare durante il periodo in cui lui sosta, si ferma, alloggia, sosta nella macchina, nella mia casa. Alla fine della mia visita a Milano l'utente toglie l'utilizzo di quest'app, in modo che poi alla fine non gli può servire. Il bello anche è che
i più impianti possono essere visionati con lo stesso account, quindi se io ho più impianti e più colmi li utilizzo con uno stesso account, non ho bisogno di avere più applicazioni installate sul telefono. Qui infatti in questa slide si vede che io ho la mia app Colmi e gestisco più account. Giusto. A questo punto io ho selezionato qualche domanda alla quale vorrei che tu mi rispondessi dalle tante, ne sono arrivate veramente tante, grande attenzione e questo mi fa molto piacere. La prima domanda che ti vorrei porre è, Giorgio, se la leggo su un altro monitor, avete pazienza, se i cambi di utente possono essere gestiti da remoto, quindi senza dover entrare nell'appartamento, giusto? Assolutamente, sì. Come abbiamo fatto vedere prima, la funzione di cambio utente, quindi l'esempio che tu hai fatto prima era veramente pertinente, appartamento in affitto, l'affittuario se ne va, ok, il nuovo che arriva dovrebbe in qualche modo agganciarsi. L'amministratore, che può essere l'amministratore di condominio, il caposcala factotum o semplicemente anche l'installatore stesso che decide di dare questo servizio, da remoto può direttamente cancellare il vecchio utente e acquisire uno nuovo. Quindi non è necessario che fisicamente si renchi sull'impianto per un servizio che magari veramente in 5 minuti da PC lui riesce a risolvere. Sì, direi ottima domanda. Perfetto, ok. Quindi una seconda domanda appunto si riallaccia, può essere appunto usato in condivisione con altre persone tipo bed and breakfast o case studenti e via dicendo, che mi sembra che tu abbia già più o meno risposto. Assolutamente. Un'altra domanda sulla quale vorrei soffermarmi è appunto se si può aggiungere il Colmi su impianti esistenti. Sì. Questa risponderei io, Giorgio, se sei d'accordo. Certo, dal punto di vista commerciale, se io ho in loco un impianto che ho fatto 3 anni fa e fortunatamente o comunque sappiamo che funziona bene, non torno più in quel condominio se non a cambiare i nomi, potrebbe essere uno spunto per l'installatore presentare ai consiglieri all'amministratore di condominio questa nuova funzione, perché potrebbe comunque trarmi dei vantaggi economici. Questa l'ho risposto io in questa maniera. Perfetto, hai detto assolutamente, hai detto tutto, sei stato chiarissimo, quindi i vantaggi quindi di poter gestire da remoto l'impianto è veramente, veramente notevole. Anche un altro caso che probabilmente hai già detto, una casa studenti dove c'è un'alta rotazione di studenti che probabilmente loro magari fanno acquisti online, ogni mese magari cambiano, il gestore è sufficiente che veramente autorizzi, cancelli un utente, autorizzi un altro in maniera assolutamente lineare. Senz'altro. Perfetto, grazie Maurizio, direi che grazie il nostro webinar si sta avviando al termine, quindi siamo stati anche un attimo puntuali per stare nell'ora che avevamo promesso, anzi addirittura siamo anche un po' in anticipo, quindi un paio di considerazioni. Quindi innanzitutto voglio ringraziare Maurizio per i suoi interventi che sono sicuramente da un punto di vista più commerciale, magari rispetto a un approccio più tecnico. Grazie. Quindi grazie Maurizio. Grazie e a te, poi Giorgio. Innanzitutto poi voglio ringraziare quindi tutti voi che avete partecipato a questo webinar. Tantissimi. Ci auguriamo, io Maurizio, ma tutta Urmet, che sia uno strumento sicuramente utile per voi, sia stato di gradimento e che possa portare benefici, creare business un po' a tutti quanti, soprattutto in questo momento magari un po' particolare. Vi ricordo ancora, magari prima di terminare, che potete scaricarvi la documentazione, quindi che sarebbe questa presentazione, direttamente dall'area download da PC oppure dal download da chi ci vede, da chi ci segue da smartphone. E a questo punto io direi arrivederci al prossimo webinar, che come vedrete dalla slide si terrà il 5 novembre alle ore 17:30, nel quale parleremo di sistemi IP, quindi di videocitofonia IP, una videocitofonia quindi adatta sia per sistemi piccoli, ville, monobifamiliari, sia per grandi complessi. A questo punto riceverete quindi l'invito al webinar direttamente via mail o attraverso i nostri consueti canali. Vi ringrazio ancora della partecipazione e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Arrivederci a tutti e al prossimo webinar. Buonasera a tutti, grazie.
Grazie Maurizio.